Antonio? Io penso questo, che viviamo in una società in cui ci si chiede a tutti i costi di avere successo e divertimento. Quindi qualunque cosa dobbiamo fare, allora dobbiamo andare in discoteca, ci dobbiamo drogare, perché se no non ci divertiamo. Dobbiamo ubriacarsi. Abbiamo una situazione di stress, cioè io ho un mio amico che doveva fare una partita a calcetto, mi ha chiesto, senti, ma se mi prendo gli amminoacidi per... Oh, devi giocare a calcetto una volta, cioè non è che devi fare... Quindi davvero? Questo è un esempio per dire che qualunque cosa dobbiamo fare, ormai siamo sottoposti a uno stress, cioè le richieste a noi stessi sono talmente alte nei confronti del successo, della riuscita, che alla fine usiamo, ci droghiamo, perché la società ci mette sotto stress. Cioè il medico che si fa di cocaina è perché deve operare tutto il tempo. Se no, se non vive una situazione di stress, non si droga il medico. Cioè, se alla fine i ragazzi devono andare in discoteca, ci vanno delle volte anche se non vogliono divertirsi. Cioè, preferirebbero starsene a casa, però siccome ci vanno tutti gli amici, ci droghiamo tutti quanti, beviamo tutti quanti, perché ci dobbiamo divertire. Cioè, il divertimento è quasi un dovere, così come tutto. E quindi diciamo che la situazione è cambiata perché ci si richiede delle prestazioni che non possiamo delle volte avere. Annalisa, Angela.